Hola, 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 eccomi di nuovo qua, eccomi di nuovo qua. Oggi è il secondo video che faccio, di sabato, immaginate. Niente, è un video che riguarda un aggiornamento di un file già presente nello store da molto tempo. È un file che ideato, cioè no, il file l'ho fatto io, siamo chiari, il file l'ho fatto io, ma il metodo del file è un'idea, è stato ideato questo metodo da Calogero Milia, ideatore di Kalos Gheros, ispiratore dell'ultimo file anche Underdog, presente qui nello store. Vabbè, insomma, sto file come dire, si appoggia sul solito Social Stats. Però su Social Stats, insomma, come sapete, ogni tanto cambia layout, cambia tabelle, nascondere delle tabelle, bisogna andarla a trovare in qualche altro posto dove l'ha messa, perché si sta riempiendo di pubblicità sto caspita di Social Stats. Ma alla fine, insomma, giri, 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 ma Social Stats resta ed è, e penso che lo sarà ancora per molto tempo, se non diventerà a pagamento, perché ho qualche sospetto. Almeno dalle ultime cose che ho visto sul sito, sperando che non diventi a pagamento, insomma, alla fine è sempre il migliore sito di statistiche su tutti i campionati di calcio. E quindi, insomma, bisogna per forza appoggiarsi, continuare ad appoggiarsi a creare file con fonte Social Stats. Bene, Best & Worst è stato fatto qualche anno fa, poi ha avuto qualche altro aggiornamento, perché sempre a causa di questo fatto di Social Stats, insomma, ha avuto 3-4, mi pare 3-4 aggiornamenti, e l'ultima versione era questa qua, che ora vi mostro, ecco qua. E bisognava caricare, insomma, fare un poco di lavoruccio, ma so che a voi non voi siete diventate proprio pigri, 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 cioè volete le cose quando voi vorreste che lanciate Excel, fum, è tutto. Non dovete manco aprire i file. Volete solo lanciare Excel e dire fammi la bolletta. E boom, boom, Excel va a cercare un file, cose più, carica i dati, fa tutto lui. E poi dice gioca, boom, e mostra la bolletta. Non volete fare proprio niente più. Proprio pigri, di una pigrizia incredibile. E vabbè, e quindi all'epoca, insomma, l'ultima versione che fu fatta, aggiornata, insomma, manteneva la necessità di dover caricare queste 5 tabelle da Social Stats, che ripeto, almeno per quanto riguarda queste due qua, insomma, Goal Home e Goal Away, ogni tanto Social Stats le va a nascondere ed è difficile reperire. E allora voi sapete che ultimamente, insomma, da qualche anno stiamo adottando il sistema dei link, cioè si carica un solo link dal sito, in questo caso Social Stats, si copia il link, si incolla in una finestrina e il file parte, fa il suo lungo viaggio, va per qua, va per là, apre sta porta, chiude sta porta, va in quella tabella, in quell'altra tabella, carica tutti i dati, plaf, e ve li porta, non dovete più andare a copiare, copia da qui, fai attenzione, non andare oltre, non copiare di più, no? Ok, non bisogna fare più questo in molti file recenti, grazie a questa soluzione del link. Va bene, e ora questa soluzione è stata portata anche qui su Best & Worst, e quindi evita di dover caricare singolarmente le 5 tabelle, quindi è molto più veloce. Si carica il campionato, dopodiché si hanno tutti i pronostici pronti per quanto riguarda gli Underover casa trasferta. Ok? Benissimo. E allora, questa è la vecchia versione. La nuova versione è tutta uguale, non ho cambiato nulla di grafica, perché mi piace sto file così com'è. Va bene? È stato cambiato solo che è stato tolto questo blocco di bottoni qua, ed è stato inserito un unico bottone che importa, cioè che apre
la finestrina per incollare il link, dopodiché il file parte. Ok, questo resta sempre uguale una volta caricati i dati, insomma si clicca qua e c'è il prossimo turno di campionato, evento per evento c'è il pronostico, dopodiché lo si inserisce in schedina, vabbè, ma adesso vediamo sulla nuova versione. La nuova versione è questa qua, mi dice uguale, identica e precisa, però ci sono delle cose in background che rispetto alla precedente, insomma, sono migliorate, c'erano alcuni bug che erano sopportabili, insomma, i più non li percepivano nemmeno. Il file funzionava, faceva tutto quello che doveva fare, però c'erano questi piccoli bug sopportabili. Ora sono stati eliminati anche quelli. Il file è totalmente operativo, rifatto, e quindi ha questa nuova funzione. E andiamo a vedere, insomma, vedete, c'è il bottone importa, non ci sono più tutti quanti. Andiamo a prendere un campionato su Social Stats. Questo è il link nello store. Vabbè, andiamo su Social Stats. Andiamo a vedere su Social Stats. Prendiamo un campionato. Che prendiamo? Come stanno giocando tutti quanti. Andiamo sempre su Brasile. Andiamo sempre su Brasile. Ok, vedete qua. Andato su Brasile, aperta la scheda del Brasile, copiamo questo indirizzo qua, copia, quindi andiamo qua, dove sta? Questa qua, questa la possiamo pure chiudere perché non serve più, era solo per farvela vedere, ecco qua, apriamo qua, pronto, incolliamo, Ctrl B, sta scritto pure qua, vedi? Vieni qua, vedi? Sta scritto pure qua, Ctrl B, c'è tasto CTRL, della tastiera, lo tieni premuto, premi anche V, plop, e incolli il link. Poi fai importa, già sai, no? Già sapete, no? Importa, importa a te, importa a me, importa. Progress bar, 13, 5, 5, 5, tutto fatto, ok, pronto, fatta, prima andavo a caricare, prendi la tabella home, inserisci, poi prendi la tabella away, inserisci, poi prendi il prossimo turno, inserisci, poi prendi gol concessi e segnati, inserisci, home, poi vai away, inserisci, erano 5 tabelle. Ora avete visto, un secondo proprio, tutto fatto. Azzeriamo questa della Norvegia che abbiamo pubblicato e apriamo la scheda del prossimo turno. Pronto. Chapecoense Fortaleza, e codice a favore 05 trasferta, ma senza dubbio, ma senza dubbio. Ok? Chapecoense, portiamolo di qua. Chapecoense Fortaleza. Ora il file best e worst, il concetto di base che aveva ispirato Calogero è che quando si incontrano certi pronostici vengono fuori quando ci sono le peggiori difese e i migliori attacchi, ok? O le migliori difese e i peggiori attacchi che si incontrano. In virtù di questi dati, difesa e attacco, il file, il metodo, elabora il pronostico ideato e concepito da Calogero. E poi io, come al solito, testando, 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 sempre limo un pochettino, va bene. Quindi praticamente fornisce gli under over casa trasferta. Ok? Ora, ricordo all'epoca che fu presentato per la prima volta questo file, chi lo comprò, alcuni mi dissero: guarda, che funziona molto bene per casa trasferta over-under primo tempo. Ok? Quindi questi pronostici che il file elabora potrebbero essere applicati anche al solo primo tempo. Io ripeto e confermo che è meglio giocare sui 90 minuti. I pronostici che dà, farsi la bella, come dire, la schedina,
con 3-4 campionati, ok? Evitiamo i 0-5, cioè le quote basse, perché quando avete questo qua lanciato, apritevi anche il book che è dove andrete a giocare, vi guardate le quote, se questo over 0,5 trasferta vi piace, che ne so, che è un superiore a 1,12, 1,13, 1,14, cliccate qua, metti in bolletta, vedi? Metti in bolletta, significa che prendi da qua e metti qua, ok? Metti in bolletta, pronto, hai visto? Metti in bolletta, metti nella bolletta, cliccando lì. Ok, e ha messo Chapecoense Fortaleza over 0,5 trasferta. Ci piace la quota? Lo lasciamo. Non ci piace la quota? Questo qua non lo inseriamo, non facciamo metti in bolletta, ma clicchiamo qui su questa freccetta e andiamo al prossimo incontro. America MG Bahia, under 1,5, 2,5 trasferta. Ok? Ci piace? Ci piace la quota? Metti in bolletta. Ok? Benissimo, andiamo avanti. Atletico Pr Fluminense, no bet, no bet, no bet, over 0,5 casi, chi è Palmeiras International, ci piace acuto, metti in bolletta. Chi abbiamo? Atletico Go, Atletico MG, under 1,5 casi, ci piace, metti in bolletta. Poi chi abbiamo? Seara Bragantino, under 1,5, 2,5 trasferte, no, è over 2,5 trasferte, è over. O Seara da pigliare una goleata, Bragantino. O Seara, Seara. Vabbè, comunque, non mi piace, non la metto. Poi no bet, poi no bet, poi under 1,5, 2,5 trasferte di chi? Sport Recife, Santos. Cioè il Santos non farà più di 2 gol al massimo in casa dello Sport Recife. Ci piace? Mettiamolo in bolletta. Ok? Andiamo a vedere l'ultima partita. San Paolo Corinthians. Under 1,5, 2,5 campo, ci piace. E la mettiamo in bolletta. Ok? Dopodiché, con la X qua, X, chiudiamo e abbiamo la nostra bolletta del campionato brasiliano. Andiamo a caricare un altro, questa resta, fino a quando non cliccate a zero lista. Quindi questa resta. Clicchiamo un altro, apriamo un altro campionato. Importiamo un altro campionato e aggiungiamo altri pronostici se vogliamo arrivare fino a qua. Ok, che ne sono? Sono 6, 8, 10, 12, 15, 15, ok? Al massimo. Ma proprio, ma io dico di non farlo 15. Ok, quindi si mette il link qua, è tutto pronto in un secondo, si apre qui la scheda dei pronostici. Ok, metti in bolletta, non metti in bolletta, e si è fatto il giochino con best e worst. La cui filosofia è, ripeto, determinare un pronostico quando si scontrano la miglior difesa con il peggiore attacco, ok, il migliore attacco con la peggior difesa. Pronto? E vengono fuori gli under-over in virtù di determinati parametri che sono stati inseriti del calcolo del pronostico. Ok? C'è qualcos'altro che volete sapere che non ho detto? Bene, se c'è qualcosa me lo dite in chat, in cat, e io vi rispondo. Vabbè, intanto questo è l'aggiornamento migliorato, quindi Best Wars 2, seconda versione del buon file Best Wars sugli under over casa trasferta. Un abbraccio a tutti quanti. Il file è disponibile nello store. Va bene? Quando posso? La prima volta faccio video presto, va. Quando posso? 35. Ok? Vedete, c'è pure la promozione Emilia. Best Wars più Carlos Gheros 45. Questa è ancora valida, eventualmente. Bruttatus. Promozione Emilia, i due file di Alloggio Emilia, Best Wars e Carlos Gheros a 45 euro. Ma sono pazzo, che dice qua, ultima idea, affezionato cliente, dove è successo Carlos Gheros, si replica con questo nuovo metodo pronostico dedicato agli over, under, case e trasferte, prendendo in considerazione le forze in campo, i migliori del campionato contro i peggiori.
La modalità del confronto d'aria e la reale valutazione delle forze permette con molta precisione di ottenere pronostici altamente affidabili e perfetti per essere giocati in progressione a quota bassa e per comporre punti di successo che possono arrivare a quote importanti. Attenzione, diversamente da come riportato in copertina, questo pronostica i tempi finali e non il primo tempo, così come corretto nel video correzione. Ok, benissimo. Cosa contraria a quanto detto, perché invece poi altri mi confermarono che effettivamente anche per i primi tempi andava bene, ma questo è scritto all'epoca, vabbè, è prima che gli altri lo usassero. Ok? Un abbraccio a tutti quanti. Questo è il post, è lo scaffale dello store dove è riposto The Best and Worst, ripeto, 35 e va passata a 1. 45 vendamente associato a Carlos Ghez. Un abbraccio a tutti quanti. Salve.